collezione Jewels dell'OMI offre un'ampia scelta di proposte presentate da aziende storiche, giovani designer e brand stranieri, arricchita da alcune novità. Woman è una di queste. Nata nel 2001 sotto la guida di Guido Monticelli, con il chiaro intento di arricchire il panorama dell'handmade italiano con gioielli must-have. La passione nella realizzazione di creazioni qualitativamente eccellenti made in Italy sono la forte spinta creativa del signor Monticelli, che è qui con noi. Salve, signor Guido. Buongiorno, buongiorno. Un creativo proveniente dall'artigianalità, valore aggiunto e simbolico al giorno d'oggi. Quanto è importante mantenerlo? Io penso che sia oggi uno dei valori più importanti, continuare con l'artigianato in Italia, perché è quello che continua comunque a portare il Made in Italy in tutto il mondo. Noi siamo dei cultori dell'artigianato e secondo me è una delle arti che dobbiamo portare avanti. Non dobbiamo mai smettere di essere degli italiani artigiani, perché è quello che in tutto il mondo ci apprezzano. E tutta la nostra produzione parte dai nostri laboratori e poi diciamo come secondo step c'è la distribuzione, però sia dalla produzione che dalla distribuzione parte tutto dalla nostra sede. Gioielli must have, i più amati dalle vostre clienti quali sono? Allora, i più amati dalle nostre clienti, in particolare lo vediamo sulla modella, che questa linea si chiama Musa, e sono dei gioielli dai grandi volumi, e il colore la fa da padrone. Amiamo tantissimo il colore ed è quello che fondamentalmente ci sta portando oggi avanti. Tantissime tonalità e le più svariate, senza tralasciare nessuna tonalità, perché ogni donna ha il proprio colore e ogni carnagione porta anche il proprio colore. E per l'appunto, quali sono le tendenze cromatiche del 2016 per i vostri gioielli? Per quest'estate andrà tantissimo l'azzurro e il rosa. E noi l'abbiamo proposto nella nostra linea Musa, come anche nelle altre nostre linee. Quindi rosa e azzurro, tanto rosa e azzurro. E i progetti futuri di un brand come Woman, proiettato assolutamente sul mercato internazionale, quali sono? Allora, i progetti futuri sono sicuramente continuare nella strada che stiamo percorrendo, mirare un po' all'estero, che ci sta dando grandi soddisfazioni, e continuare con queste fiere, in particolare con l'OMI, che ci sta dando la possibilità di andare diciamo fuori dall'Italia, e poi piano piano vogliamo iniziare con Vicenza Oro, perché per noi è importante adesso dare alla nostra azienda un altro step e continuare con una fiera successiva importante come anche Vicenza Oro. Allora, complimenti e un grosso in bocca al lupo per Woman. La ringrazio. Grazie mille. Grazie.